Buonasera, bentornati all'appuntamento con l'informazione locale di RTA. Apriamo con la cronaca. Era residente in una frazione del comune di Medesano, il 46enne di origini siciliane, rinvenuto morto dai carabinieri a Siena. Il corpo senza vita era all'interno del camion. Probabilmente il decesso è riconducibile a un malore mentre si trovava in viaggio per lavoro. Il mezzo era chiuso e da una prima ricostruzione sembra che la morte risalga al giorno prima del ritrovamento. A dare l'allarme l'azienda nella quale l'uomo avrebbe dovuto consegnare il carico mai arrivato. Si è fermato a Badia Elmi al confine con Certaldo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Dopo il nulla osta del magistrato la salma verrà sottoposta all'esame autoptico per stabilire le cause del decesso. E morì di overdose a Medesano un anno fa e oggi sono stati identificati ed arrestati due spacciatori che gli vendettero la droga. Vittima un 28enne di Medesano. L'attività investigativa ha consentito di individuare due giovani pusher di origini nigeriane, spacciatori dediti in maniera assidua proprio allo spaccio. Gli agenti coordinati dal pubblico ministero sono riusciti a raccogliere elementi essenziali e decisivi per ricostruire decine di episodi di spaccio, accertando che i due tra la fine del 2018 e tutto il 2019 hanno ceduto centinaia di dosi di crack, eroina, cocaina e marijuana per un giro di affari pari a decine di migliaia di euro. L'operazione si è conclusa con l'esecuzione delle due ordinanze di custodia cautelare. Voltiamo pagina. Angela Amoruso è candidata con il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali di domenica. E vengo da Fidenza, dove sono stata consigliere dal 2014 al 2019. E unica consigliere e mi trovo qua a Borgotaro perché comunque non deve essere un territorio abbandonato e devono essere tutti territori tenuti con impronta diciamo di rilievo, non deve essere trascurato nessuno nel territorio, tantomeno le zone montane che hanno appunto bisogno di supporti forse anche maggiori. Noi siamo per un programma improntato appunto sull'ambiente, sull'inquinamento e in questo momento sul luogo, sul territorio è molto sentito come pensiero. E le sentinelle che ascoltano i cittadini, quindi tutte le problematiche che riguardano la salute, che riguardano l'ambiente, noi siamo sempre pronti ad ascoltarli e a interagire, a cercare di fare qualcosa, soprattutto adesso che siamo anche in Parlamento. I nostri parlamentari non sono tanti anni che sono a livello nazionale, ma stanno già facendo veramente tantissimo rispetto a chi ha praticamente governato tantissimi anni e abbiamo praticamente un sistema radicato su delle robe vecchie. Quindi noi siamo l'innovazione, siamo il miglioramento, siamo il cambiamento, vogliamo portare a rivitalizzare i centri storici, praticamente cercando di aiutare i commercianti, di rinnovare praticamente le città, di rivitalizzarle con quello che può essere la praticamente improntato anche su delle mappature di itinerari storici, quindi vicino a quello che può essere il turismo, che può essere il visitatore praticamente invitato a conoscere i nostri territori. Ci vuole un grande aiuto, una grande collettività in questo, che può andare da quella istituzionale a quella collettiva dei cittadini, a quella di tutti quelli che si vogliono mettere in gioco, che vogliono migliorare le città. Per fare questo occorrono, lo sappiamo benissimo, dei fondi economici e il nostro progetto è un progetto ambizioso che prevede comunque quello di migliorare. Il comune di Borgotaro ha disposto in collaborazione con l'assistenza pubblica di Albareto Borgotaro un servizio di trasporto per persone non deambulanti ai seggi elettorali per la giornata di domenica prossima. Il servizio può essere attivato dall'elettore telefonando direttamente al numero 0525 90660 dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Un disegno di legge per defiscalizzare la montagna è stato presentato dal senatore Patrizio La Pietra di Fratelli d'Italia. La montagna, ha detto, può e deve essere una risorsa. Le terre alte hanno bisogno di lavoro, salute e sicurezza. E per questo il senatore Patrizio La Pietra di Fratelli d'Italia ha presentato un disegno di legge per defiscalizzare la montagna. I cittadini della montagna pagano le stesse tasse degli altri cittadini, ma purtroppo non ricevono i soliti servizi. E per questo motivo riteniamo che i cittadini della montagna devono essere tutelati. Certo non basta, bisognerebbe che fare un piano nazionale per il rilancio della montagna. In montagna non basta solo non far pagare le tasse ai cittadini, ma occorrerebbe un piano strutturale che preveda infrastrutture, strade, ospedali, servizi, poste, banche. Cioè tutto questo deve servire per far ritornare la voglia a tante persone di stare in montagna, di vivere in montagna e di riqualificare la nostra montagna. Il disegno di legge è un disegno di legge molto concreto perché definisce in maniera puntuale quali sono le zone in cui è possibile avere un'esenzione da un punto di vista fiscale e poi indica anche degli incentivi per le aziende e per le famiglie che si vogliono trasferire in montagna. Ma tutto questo però non basta, ci vuole una volontà politica. A nostro avviso, come Fratelli d'Italia, diciamo che ci vuole un disegno, un piano nazionale per il rilancio di tutta la montagna. Occorre che il governo investa in infrastrutture, ricreare le strade, creare ospedali, ridare la possibilità comunque a tutto il sistema della montagna di poter vivere e di dare ai cittadini quei servizi essenziali, quindi trasporto pubblico, sanitario, poste, banche, servizi, scuole, asili. Noi dobbiamo partire proprio da investire nella montagna, perché se noi tuteliamo la montagna tuteliamo tutto il nostro paese. Un sogno che diventa realtà per il sindaco di Berceto Luigi Lucchi. Ieri presso Villa Berceto è stata posta infatti la prima pietra per l'ampliamento del plesso. Posata ieri a Berceto la prima pietra per l'ampliamento del plesso Villa Berceto, villa confiscata alla Camorra. Insieme al sindaco Luigi Lucchi erano presenti il capitano Filippo Giancarlo Cravotta, comandante della Compagnia Carabinieri di Borgotaro, e il comandante della stazione di Berceto, il maresciallo Matteo Maio. È stato sottolineato come questo momento gioioso sia stato atteso per lungo tempo, esattamente dal 13 ottobre 2014, giorno dell'alluvione del Baganza, che, come ha ricordato Lucchi, ha strappato la piscina dal greto del nostro amato torrente che dà il nome alla valle più selvaggia e bella della regione. Villa Berceto, struttura immobiliare, importante punto di aggregazione del paese grazie alla presenza della biblioteca comunale, della zona fitness, della piscina coperta e del prato come zona solarium, diventa pubblica dopo il sequestro giudiziario ai casalesi e viene completamente rinnovata con l'ampliamento e la realizzazione della piscina scoperta riscaldata che potrà essere utilizzata anche d'inverno. Il progetto è stato premiato dalla regione e funzionerà con l'energia rinnovabile. È un finanziamento regionale che ha contribuito poi anche il comune di Berceto con un proprio cofinanziamento, comunque un investimento consistente della regione che ci aiuta sempre su Villa Berceto e questo ci fa particolarmente piacere. Piacere che ci siano delle persone, che sia sottolineato questo momento per Berceto, che riusciamo a costruire, a iniziare a costruire la palestra a Villa Berceto, la villa confiscata ai casalesi, e la piscina esterna che speriamo di avere la possibilità, visto gli impianti tecnologici che richiede, di tenerla aperta anche in inverno. Tutti i soci dell'associazione NAD, no? Sono invitati giovedì prossimo 23 gennaio alle ore 16 in Biblioteca Manara a Borgotaro per prendere parte all'assemblea annuale che prevede all'ordine del giorno il bilancio consuntivo e preventivo, agenzia delle entrate, master donati all'ospedale, versamento quota associativa, varie ed eventuali. L'agenzia viaggi Taro Travel di Borgotaro è lieta di darvi un benvenuto nel magico mondo dei viaggi per il 2020 e vi segnala le partenze speciali da Borgotaro. 11-14 aprile,
Pasqua sull'isola di Ponza e la riviera d'Ulisse. 16-22 aprile, New York. Dal 30 maggio al 1 giugno, Aosta e i Castelli delle Alpi, forti militari e residenze reali. 2-9 giugno, Grand Tour della Polonia. 1-10 ottobre, ritorna a grande richiesta, California, Nevada, Arizona. Inoltre vi ricordiamo i nostri servizi, viaggi e soggiorni in tutto il mondo, crociere Costa e MSC, biglietteria aerea di linea e low cost, viaggi di nozze su misura, biglietteria Trenitalia e Italo. Taro Travel, viaggiate con chi conosce la strada. Vivi Domotica, azienda specializzata in impianti elettrici tecnologici con controllo da smartphone. Partner Eolo, per impianti internet a banda larga. Vi aspetta presso la sede di Borgo Valditaro in via Caduti del Lavoro per farvi conoscere tutte le novità commerciali. Vivi Domotica. Anche col nuovo anno la ditta Nuova Montelli vi offre agrumi e mele a prezzi favolosi. Inoltre, dopo la buffate natalizie, presso i nostri punti vendita di via Europa 18, via Cassio 18 e al mercato del lunedì a Borgotaro, troverete utili consigli e ricette per rimetterci tutti in forma con ottimale utilizzo di verdure e spezie. La ditta Nuova Montelli vi rinnova gli auguri. Verifichiamo la qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Eccoci qui. Ciao a tutti. Pensavate di esservi liberati di noi, eh? No, siamo ancora qua. E visto il periodo freddoloso e lungo dell'inverno, noi della Fermenta Franza vogliamo scaldarti ed accompagnarti fino a marzo con le nostre promozioni, ma con grandissime novità. Eh sì, questa volta lo sconto lo scegli proprio tu. Ogni venerdì e sabato ti offriamo varie tipologie di sconti. Con una spesa minima di 100 euro riceverai subito un buono sconto di 50 euro. Oppure pesca lo sconto dal bussolotto magico e se sarai fortunato potrai estrarre fino al 30% con una sola spesa minima di 30 euro. E tanto, tanto, tanto altro ancora. Vieni da noi, non rimarrai deluso. La promozione è valida nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, nei weekend, e protagonista sarai solo tu, perché ricorda, la Ferramenta Franza è sempre al tuo fianco. È stato commemorato domenica scorsa l'eccidio del Dordi avvenuto il 10 gennaio del 1945. Domenica scorsa si è svolta la 75esima commemorazione dell'eccidio del Doria nel comune di Varano de Melegari. Una strage avvenuta il 10 gennaio del 1945 ad opera di soldati nazifascisti nei confronti di 18 giovani tra partigiani e civili, cui la maggior parte giovani varanesi che vennero trucidati barbaramente. L'amministrazione comunale e i cittadini hanno ricordato in modo sommesso i giovani caduti. Alle 8.45 si è tenuto il raduno delle associazioni partigiane, combattentistiche e dei gonfaloni comunali presso il municipio di Varano. Sono state deposte corone al monumento ai caduti presso il ponte Dordia e anche al cimitero del capoluogo. Poi è seguito il saluto delle autorità. Al momento celebrativo hanno partecipato anche il complesso bandistico fornovese e diversi alunni delle terze medie dell'Istituto Comprensivo della Valceno che hanno posto tante domande. Con loro anche gli alunni dell'Istituto Cervi di Reggio Emilia e l'Istituto Storico della Resistenza di Parma. Al termine è stata celebrata la Santa Messa accompagnata da canti liturgici. Per la
Pagina sportiva, parliamo della Winter Trail del Borgo. In 400 hanno partecipato infatti alla 10ª edizione organizzata dalla 3T Valtaro la scorsa domenica. Amici, vado a sentire sulle mani, voi siete l'emozione più bella, la giornata, il sole non c'è ma ce l'avete detto, quindi grazie, grazie anche agli amici della camminata, quindi vieni con me, facciamo la partenza, allora ci siamo, signore e signori, inizieremo con il countdown, abbiamo detto partenza, natura controllata fino al chilometro zero, dietro macchina, siete accompagnati dai carabinieri, 5, decima edizione della Winter Trail del Borgo, nonostante il tempo una grande partecipazione lo stesso, più di 200 i partenti competitivi e la partecipazione maggiore c'è stata con il paese che ha risposto positivamente alla camminata dedicata a Mirko, il ragazzo di Borgottaro che ha sconfitto la leucemia. E la camminata, tutto il ricavato verrà donato all'ospedale di Parma per la lotta e la cura di questi ragazzi un po' sfortunati. Sta correndo anche lui. E grazie a tutte le associazioni coinvolte, all'amministrazione comunale e a tutte le associazioni, in particolar modo agli alpini che ci hanno ospitato nella loro sede, all'unità Silofina, al SAER, alla pubblica, all'Avis, al gruppo di Caffaraccia, alle ragazze folcloristico di Borgottaro, tutte le persone che hanno dato una mano in questa giornata che, ripeto, nonostante il tempo, è comunque un grande successo. Noi con le ragazze da 3T ci siamo occupate delle iscrizioni questa mattina e devo dire che i numeri sono stati molto buoni, sono stati circa 200 iscritti sulla competitiva di 21 km, ma credo che sia da lodare anche la partecipazione per le gare corte, non competitive, per un centinaio per la short trail e un centinaio per la camminata per Mirko, insomma credo un buon risultato per tutti noi. E quest'anno abbiamo una nuova location che ci ospita, che è la Baita degli Alpini, e infatti le ringraziamo molto. E la società, inoltre la società 3T ha sempre la brillante idea di dare una mano, insomma, con l'aiuto di alcune maestre che tengono i bambini e quindi i genitori possono correre e i bambini divertirsi tutti insieme in un bel ambiente. Domani è mercoledì 22 gennaio, cielo irregolarmente nuvoloso per il transito di nubi medio-alte al mattino in attenuazione nel corso della giornata. Temperature minime 0 gradi, massime in aumento tra 10 e 11 gradi, venti deboli occidentali. I programmi della serata cominciano alle 20.35 con 80 Nostalgia, alle 21.30 Epoca che Storia, alle 22 il telegiornale, alle 22.30 Balla che ti passa e alle 23.30 Rivediamoli dell'anno 2000. Per noi è tutto, grazie dell'ascolto, vi auguro un buon proseguimento e a domani 19.35.